Buonasera e bentrovati, seconda edizione di Ora TG. Apriamo con la cronaca. Tragedia sfiorata questa mattina a Catania, nel popoloso quartiere di Librino. Un autobus della MT si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. Due i feriti gravi, il conducente ricoverato al policlinico ed un passeggero di 54 anni che è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il primo dei nostri servizi con Gwenda Garozzo. L'autobus che da Viale Vigo a Catania, nel popoloso rione di Librino, devia la sua rotta prima varcando la banchina, poi il marciapiedi, finendo la sua corsa contro questo palo della linea elettrica a tensione media. Uno schianto violento lo si intuisce da come questo autobus a metano della MT si è ridotto dopo aver impattato contro il manufatto in cemento. In quel momento vi erano sei persone a bordo e il conducente. È stato proprio questo a trovarsi davanti alla muraglia di vetro che è andata in frantumi. Anche un altro passeggero è rimasto ferito. Adesso si trova ricoverato al Cannizzaro di Catania, trasportato in elisoccorso, mentre l'autista del mezzo pubblico a metano è stato portato al policlinico. Panico tra i passeggeri, l'impatto fortissimo. Subito sul posto 5 ambulanze per prestare i primi soccorsi. Con loro i vigili del fuoco che hanno permesso agli occupanti del mezzo dell'azienda Metropolitana Trasporti del capoluogo etneo di abbandonarlo e sottoporsi alle cure del caso. Tanto spavento, ancora da capire cosa possa essere accaduto. Non si esclude un improvviso malore del conducente o ancora una distrazione. Potrebbe anche darsi che un guasto improvviso abbia reso incontrollabile la vettura che ha finito la sua folle corsa proprio qui. Un'ora abbondante di lavoro per i pompieri. L'incidente si è verificato intorno alle 10. Alle 11:30 l'area nuovamente sgomberata, come si intuisce da queste immagini. Le forze dell'ordine, la polizia di Stato e la polizia locale indagano per ricostruire le dinamiche del sinistro autonomo. Per tutta la mattinata il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, è rimasto in stretto contatto con il presidente della municipalizzata, Giacomo Bellavia, per accertare le condizioni dei feriti. A parte i due in serie condizioni, gli altri hanno riportato svariate contusioni. E adesso apriamo la nostra pagina dedicata al Covid. Sembrano in diminuzione i dati dei contagi in Sicilia, che però rimarrà per un'altra settimana in zona arancione. Sono 603 i nuovi casi di Covid registrati nell'isola nelle ultime 24 ore, numero di gran lunga inferiore ai 1.202 riscontrati ieri. Quello di oggi è il dato più basso da almeno 2 mesi. 11 i morti, ieri erano stati 24, e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.527. I guariti sono stati 1.140 e dunque al momento in Sicilia ci sono 25.330 positivi, dei quali 22.167 in isolamento domiciliare. Complessivamente in ospedale i pazienti sono 1.163, ieri erano 1.212, dei quali 142 in rianimazione, 7 in meno di ieri, e 1.021 in area medica. I tamponi processati sono stati 25.740. E dunque il tasso di positività si attesta sul 2,34%. La situazione nelle province: in testa Catania con 207 casi, a seguire Palermo con 121, Siracusa con 56, Ragusa con 54, poi Messina con 52 nuovi contagi, Agrigento con 44, Caltanissetta con 35 ed infine Trapani ed Enna rispettivamente con 18 e 16 nuovi casi. Sul fronte della campagna vaccinale si registra un totale di oltre 30.000 inoculazione. La copertura vaccinale nell'isola si attesta al 10,31% della popolazione. E intanto continua serrata la campagna vaccinale nell'isola. Anche il centro vaccini del PTA, Presidio Territoriale di Assistenza di Acireale, è aperto con prenotazioni e non. Intanto da oggi anche per gli ultra cinquantenni è possibile essere vaccinati con Moderna e Pfizer senza prenotazione, ma l'iniziativa è riservata a soggetti che presentano fragilità e patologie. Sentiamo Salvo Cutuli.
Vaccini per tutti al PTA, presidio territoriale di assistenza di Acireale e negli altri centri della provincia di Catania in cui è possibile registrarsi o presentarsi senza prenotazione per farsi vaccinare. A seconda delle patologie, disponibile anche il siero Pfizer e Moderna. L'apertura straordinaria dei centri vaccinali per tutta la popolazione, esclusi gli ospedali, imprime un'accelerazione alla campagna immunologica. Stamani a PTA di Via Martinez in centinaia si sono presentate allo sportello, tanto che il responsabile delle inoculazioni, dottor Francesco Mazzarini, a capo dello staff medico, infermieristico ed amministrativo dedicato alle operazioni di registrazione, vaccinazione e rilascio delle certificazioni, ha posticipato la chiusura alle ore 19 invece che alle 17. Nelle immagini la situazione alle ore 10 di stamani con lunghe file e personale della Croce Rossa a supporto nel regolare gli accessi tra quanti avevano una prenotazione, non compreso il corpo insegnanti. Non solo cinquantenni fragili ma anche altre fasce d'età hanno colto al volo l'occasione offerta dall'Open Day per vaccinarsi. Sono 8 i punti vaccinali in provincia di Catania che abbracciano i centri a maggiore densità abitativa, oltre ad Acireale anche ad Adrano, Belpasso, Caltagirone, Lingua Grossa, Mascalucia, Randazzo e Scordia, con apertura dalle ore 8 alle ore 17, previsto un prolungamento di orario in caso della presenza di ritardatari o persone in attesa. Nessuno verrà escluso dalla possibilità di vaccinarsi, spiega il dottor Francesco Mazzarino del PTA di Acireale. Diciamo che è stato aperto adesso anche agli insegnanti, che da oggi possono accedere secondo istruzioni ricevute dalle alte sfere, e stiamo procedendo sia con vaccini ad RNA sia con vaccini a vettore virale. Al momento siamo riusciti a contenere l'afflusso e stiamo lavorando a pieno regime. C'è un afflusso notevole stamattina? È abbastanza, devo dire abbastanza. Non sono solo cinquantenni? No, dai 50 agli 80, regolamentati in modi diversi a seconda delle patologie e delle fragilità certificate o meno. Faremo orario continuato, da stamattina alle 8 abbiamo aperto e chiuderemo alle 19 oggi. Il dottor Mazzarino fa appello alla cittadinanza invitandola a vaccinarsi. Il vaccino, speriamo che la gente possa arrivare a, diciamo, ad avere una consapevolezza e rendersi conto che è molto più prudente fare un vaccino piuttosto che rischiare di prendere questo bruttissimo virus che potrebbe dare problemi veramente importanti, come in effetti li dà. D'altronde, diciamo, senza la vaccinazione di massa da questo virus non ne usciamo. La vaccinazione di massa è quello che in Europa e nel mondo è, diciamo, il primo tra i rimedi che sono stati proposti alla popolazione. Ci auguriamo che questo messaggio venga recepito universalmente. Peraltro lo sforzo economico che tutti gli stati stanno affrontando sotto questo punto di vista è veramente importante. E purtroppo c'è anche chi non rispetta le regole. I carabinieri di Cassaro nel Siracusano hanno denunciato un uomo sorpreso a circolare tranquillamente in pubblico nonostante fosse sottoposto con provvedimento dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa ad un isolamento fiduciario in quanto positivo al Covid. I militari hanno notato l'uomo che passeggiava, lo hanno fermato e gli hanno intimato di fare immediatamente rientro presso la sua abitazione. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Catania, dove continuano le proteste dei lavoratori dell'Istituto Musicale Bellini che non hanno ancora certezza sul loro futuro occupazionale. Si tiene questa mattina in Vietnea, chiedono un intervento risolutivo da parte del sindaco pugliese. Sentiamo. Attendono certezze sul loro futuro occupazionale, hanno protestato stamattina davanti alla sede dell'ex Istituto Musicale Bellini di Catania, in via Etnea Alta. Sindacati a colloquio con la dirigenza dell'ente, alla ricerca di una soluzione per i lavoratori, licenziati ormai da tempo e al momento senza prospettive. Nonostante la Publi Servizi si stia occupando del servizio pulizie, l'istituto ha affidato parte dei servizi di pulizia ad un'altra azienda esterna, evento questo che preoccupa non poco le organizzazioni sindacali. I lavoratori intanto fanno appello al primo cittadino pugliese per la risoluzione della vertenza. Chiediamo, speriamo nel nostro reintegro nel nostro posto di lavoro che ci è stato tolto nel giro di una settimana senza preavviso. A 2 anni e mezzo che lottiamo con i vari sit-in in tutti i posti possibili e immaginabili, dalla città metropolitana, prefettura, centro per l'impiego, grazie al nostro sindacato FSI USAID di Calogero Coniglio,
stiamo cercando di lottare per il nostro reintegro in questo posto di lavoro che ci è stato levato ingiustamente. Sono state fatte sinora delle promesse non mantenute? Tante promesse, tantissime, anche troppe, che nessuno ha mai mantenuto. Speriamo nell'aiuto delle istituzioni, speriamo nell'aiuto di Salvo Pogliese, il nostro sindaco, e nella buona volontà di tutti. Quanti siete in questa condizione? Siamo 8 custodi e 6 pulizieri. Anche perché comunque era un'istituzione che andava bene fino a un certo punto, poi cosa è successo? Non lo sappiamo neanche noi, ci sono tante domande che nessuno ha dato mai delle risposte, che tra l'altro ora non ci interessa neanche saperlo, il perché siamo stati licenziati, cerchiamo soltanto di avere il nostro posto di lavoro. Invece voi dovete dare risposta alle vostre famiglie? Eh sì, e come, io sono madre di 4 figli, chi 2, chi 3 figli, siamo tutti madri e padri di famiglia che nel giro di una settimana ci siamo ritrovati per strada, senza risposte. Da quanto tempo va avanti questa situazione? Da ottobre, il primo ottobre del 2018, quindi 2 anni e mezzo quasi di battaglie, di tutto abbiamo fatto, ma nessuno ci ascolta. Aspettiamo aiuti dalle istituzioni. Dovrebbe intervenire il sindaco Pogliese, in quanto sindaco del comune di Catania, sì, la città metropolitana anche, ma anche l'istituto, perché dato che va via la pubblici servizi, in quanto è stato fatto un affidamento in house, legale, illegale, non ci interessa oggi, magari lo vedremo nelle sedi adatte, dovrebbero intervenire loro a darci spiegazioni. Ci spostiamo ad Acireale, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, si è recata in visita questa mattina nello storico istituto scolastico Paolo Vastacese, ha incontrato i giovani per parlare di parità di genere, presenti anche il sindaco Ali e l'assessore alla pubblica istruzione Palmira Fraschilla, che hanno donato ai giovani più meritevoli anche dei libri. Sentiamo. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, stamani si è recata in visita istituzionale ad Acireale. La rappresentante territoriale del governo è stata prima ospite nella nostra emittente, dove ha preso parte all'intervista, alla trasmissione di approfondimento giornalistico condotta dal collega Filippo Romeo, in onda lunedì alle 20:20, subito dopo la seconda edizione del nostro TG, per poi recarsi all'Istituto Comprensivo Paolo Vasta a presenziare un incontro al centro di un progetto tra lo storico istituto d'Acese e l'amministrazione comunale, che hanno promosso un concorso a tema sulla parità di genere, argomento approfondito nel corso dell'appuntamento, alla presenza del sindaco di Acireale Stefano Ali e dell'assessore alla pubblica istruzione Palmira Fraschilla. Il comune ha donato testi culturali agli studenti vincitori. Il prefetto Librizzi ha voluto ribadire l'importanza della scuola, fondamento di democrazia e libertà. E soprattutto è l'incontro con i ragazzi, con i giovani e con l'idea di far sì che questi siano, diciamo, i cittadini migliori del futuro. Quindi è importante essere presente, è importante lanciare questo messaggio e noi istituzioni dobbiamo andare nelle scuole per farci conoscere. La parità di genere è una grande conquista e le donne debbono impegnarsi di più nelle istituzioni, afferma il primo cittadino, sottolineando la figura centrale della donna nella società. Importantissima la presenza del prefetto, che dà valore a questo incontro che stiamo facendo, ed è anche il tema però delle donne, che secondo me è un aspetto anche importante. Noi avere un prefetto donna e il direttore dell'istituto è una donna, e fare capire ai giovani che oggi la parità di genere esiste, la parità di genere è una conquista già fatta, è importante. Quello che io mi auguro e auspico è anche un maggiore interesse delle donne verso la politica. Io nel mio ruolo da sindaco mi accorgo che non c'è la stessa attenzione, la stessa volontà di partecipazione, la stessa volontà di essere al servizio della propria comunità per le donne, è meno sentita. L'istruzione sprona le giovani generazioni nella costruzione di una società migliore, riducendo le barriere sociali, abbattendo ostacoli culturali di razza e religione. Abbiamo coinvolto i nostri studenti delle varie scuole, facendo in modo che loro esprimessero il loro pensiero rispetto alla parità di genere. Sono stati coinvolti anche in diversi webinar
e abbiamo visto una grande partecipazione da parte appunto dei nostri scolari, pertanto attraverso una giuria sono stati premiati e quindi verranno premiati degli elaborati svolti appunto dai nostri ragazzi, donando loro dei libri perché la cultura rende liberi. La dirigente della Paolo Vasta, Rosa Vittoria Arnone, ha sottolineato l'importanza della visita del prefetto nella scuola, baluardo di legalità. È la prima volta che un prefetto varca la soglia di questa scuola e per noi è un onore. L'occasione non è da poco. Essere qui per ricevere un premio che costituisce la fase conclusiva di un progetto a scuola di parità. Nessuno di noi nasce con delle conoscenze, delle competenze, delle abilità. Tutte si acquisiscono grazie ad un'agenzia, la scuola, successiva alla famiglia, per carità, che però non poteva non raccogliere la sfida dell'educazione alla parità, che costituisce una delle priorità di tutte le politiche europee e nazionali. E adesso per la pagina dedicata alla salute, pazienti, familiari e medici dell'ospedale Cannizzaro di Catania uniti contro il tumore ovarico. È nato anche in Sicilia l'atto che sarebbe l'alleanza contro il tumore ovarico ed è stata presentata oggi nei locali del presidio ospedaliero. Sentiamo Francesco La Rosa. Il tumore ovarico è una patologia che affligge un numero sempre più crescente di donne. È nata Acto Sicilia, un'alleanza di pazienti, famiglie e medici dell'ospedale Cannizzaro per combattere questo triste fenomeno. Il tutto grazie alla stretta collaborazione e al forte impegno personale che animano l'iniziativa. Il fine è quello di promuovere la conoscenza della patologia, favorendone la diagnosi tempestiva e difendendo i diritti delle donne che ne sono affette, facilitandone quindi l'accesso alle cure e promuovendo la ricerca scientifica. Tra le prime iniziative di Acto Sicilia, anche la realizzazione del progetto Donna oltre il cancro, una serie di video sulla vita delle donne che con la loro forza, fragilità, ironia e passione sono riuscite a superare la problematica. Il carcinoma ovarico rappresenta uno dei tumori purtroppo nell'apparato ginecologico che incide notevolmente nella vita non solo della paziente ma della famiglia, perché è soggetto a diverse terapie, terapie mediche come la chemioterapia, terapie chirurgiche, che certe volte una sola chirurgia non basta e siamo costretti a fare più chirurgie, ma in questo campo fortunatamente la ricerca ha prodotto dei nuovi farmaci che danno degli ottimi risultati, e affinché sono stati prodotti questi nuovi farmaci è stato necessario fare delle indagini di genomica, di proteomica, di genetica che ci permette adesso di identificare le pazienti ad alto rischio e quindi anche nel nucleo familiare. Quali sono i consigli più specifici che lei si sente di dare in tal senso? Uno molto semplice, andando a una visita ginecologica. Una visita ginecologica con un'ecografia ginecologica endovaginale per quelle donne che possono farlo ovviamente, perché questo con una cadenza annuale ci permette di fare non tanto prevenzione, perché prevenzione è forse un troppo, ma quantomeno una diagnosi precoce. Questo permette di far lievitare la percentuale di guarigione? Notevolmente, notevolmente. Lei consideri che già una paziente che noi purtroppo il 70% delle pazienti con tumore ovarico le troviamo già in stadio avanzato, al terzo stadio, dove abbiamo percentuali di sopravvivenza a 5 anni del 30%, ma se questo già siamo, non dico un primo stadio dove è il nostro obiettivo, ma già al secondo stadio, dal 30 passiamo al 60-70%. È una bella iniziativa. 20 anni fa la Regione Lombardia, in Regione Lombardia è stata fondata un'associazione, l'ACTO, la sezione siciliana, e mi fa piacere dire la sezione siciliana che insiste all'interno di questa azienda con il professore Scollo, dottoressa Scandura, il dottore Scibili e tanti altri professionisti che muovono le loro azioni a favore delle pazienti affetti da patologia oncologica. Ecco, trova in questo momento una celebrazione, l'attestazione di un impegno costante e comune. E in questa azienda che ha una casistica, la più alta casistica di trattamenti di tumore dell'utero. Ecco, questa è una cosa importante e credo che sia questo quello che vada evidenziato. E a fronte di una buona notizia come questa, purtroppo poi d'altro lato c'è la
constatazione amara nell'isola di una mancanza. Parliamo della PILCAM, una videocapsula endoscopica fondamentale per la valutazione di specifiche patologie anche gravi. A differenza di altre regioni italiane, in Sicilia purtroppo lo strumento non è inserito ancora nei LEA, livelli essenziali di assistenza, e quindi non rientra nemmeno nei parametri previsti dal Servizio Sanitario Regionale. Ancora la Rosa. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da oltre un anno ha imposto una serie di limitazioni anche nell'ambito degli esami diagnostici, con rinvio o cancellazioni, e malgrado ciò, la Sicilia, nonostante le indicazioni della società scientifica che raccomanda l'uso in regime ambulatoriale per l'indagine del piccolo intestino attraverso la videocapsula endoscopica, effettua tali esami in regime di ricovero ordinario, con una ospedalizzazione prevista di 2 o più notti. I pazienti invece affetti da questa problematica potrebbero usufruire della PILCAM, una tecnica diagnostica per lo screening legato a sanguinamenti gastrointestinali o ad altre problematiche similari, il tutto con conseguente abbattimento dei costi e minori situazioni invasive per il paziente. Parlare di futuro della videocapsula endoscopica, oggi come oggi, dopo circa 20 anni di immissione nella pratica clinica della videocapsula endoscopica, sembrerebbe un controsenso, perché noi non stiamo parlando di una nuova tecnologia messa a disposizione per noi clinici, ma stiamo parlando di una metodica clinica che è già in uso da quasi 20 anni. Ma in Sicilia non c'è questa possibilità di averla quotidianamente nei nostri reparti a favore delle diagnosi per i nostri pazienti. Perché non c'è? Perché i LEA, i livelli essenziali di assistenza, dove è stata inserita la videocapsula endoscopica, in Sicilia purtroppo non è stata adottata. E quindi questa metodica è fuori dalla clinica quotidiana. Non lo è in alcuni reparti perché purtroppo questa metodica, poco utilizzata in Sicilia, viene utilizzata con il paziente in regime di ricovero. Quando invece in moltissime regioni italiane questa metodica viene utilizzata con un accesso ambulatoriale, rimborsato dalla regione, con una spesa che si aggira soprattutto sul risparmio di parecchie centinaia di migliaia di euro. Abbiamo delle rappresentanze sotto forma di un tavolo tecnico molto ben articolato a livello assessoriale, e siamo presenti sotto tanti aspetti, sotto tanti punti di vista: la rete dell'emergenza, la malattia celiaca, la rete per le malattie patologiche, le malattie infiammatorie croniche intestinali. In questo contesto la videocapsula è già presente da parecchi anni, magari non tutti lo sanno, però già da una decina d'anni il professore Peppe Milazzo, fino a qualche mese fa presidente AECO Italia, il dottor Peppe Scarpulla, hanno già presentato un progetto per quanto riguarda la videocapsula, che è mia ferma intenzione riprendere, riproporre e rispolverare in un certo senso. È questo l'impegno che mi sento di poter assumere nei confronti di tutta la comunità scientifica, così come un altro impegno, ma andiamo forse un po' fuori tema, è quello dello screening del cancro colorettale, che sta tanto a cuore e in cui la Sicilia è fanalino di coda. E adesso da Ciriale, nella settimana dedicata al mito di Dante, organizzata dalla Consulta della Cultura Acese, i maestri della cartapesta della Fondazione del Carnevale dedicano delle opere d'arte al sommo poeta in esposizione in Piazza Duomo. Intanto si spera di poter programmare per agosto la manifestazione carnascialesca, che è stata annullata ovviamente per la pandemia lo scorso inverno. Sentiamo Salvo Cutuli. La fondazione organizzatrice del Carnevale di Acireale celebra Dante a 700 anni dalla morte, collocando in Piazza Duomo 3 grandi mascheroni raffiguranti alcuni passi della Divina Commedia: Caronte, Beatrice e il Sommo Poeta in chiave allegorica.
Da domani verranno aggiunte ulteriori 3 opere modellate dai maestri dei carri infiorati. Nella loggia nobile del Palazzo di Città fanno bella mostra 3 carri in miniatura, sempre a tema. In fase di allestimento, una mostra dei carri in miniatura presso l'auditorium parrocchiale adiacente al Teatro Bellini, iniziative che fanno da apripista alla manifestazione carnascialesca prevista nella seconda metà del mese di agosto, pandemia permettendo. La situazione rimane incerta e calendarizzare l'evento con le sfilate dei carri allegorici grotteschi lungo il circuito cittadino e le altre iniziative collegate ad oggi non è possibile. Se la diffusione del virus molla la presa, subito dopo Ferragosto si potrà abbozzare un programma. Sì, appunto, un sodalizio tra la Fondazione del Carnevale e la Consulta della Cultura in occasione appunto dell'anniversario di Dante. Penso che sia simbolicamente molto importante sia per il discorso di Dante ma sia per la città di Acireale, perché grazie appunto a questa occasione abbiamo la possibilità di mettere delle strutture appunto di cartapesta realizzate dai nostri artigiani. Questa è sicuramente un'ottima occasione per valorizzare la città, ma per valorizzare appunto l'arte della cartapesta. Tra parentesi, come appunto accennava lei, il Carnevale, diciamo, quest'anno non si è potuto svolgere nel tradizionale periodo, cioè quello di febbraio, e ad oggi è in programmazione appunto nel periodo estivo. Logicamente ancora le incognite sono molte, ma ugualmente la macchina organizzativa è in moto e si sta cercando di fare di tutto per essere pronti per la eventuale appunto partenza. Questo è soltanto, diciamo, c'è un inizio del nostro Carnevale. Il presidente della Fondazione del Carnevale di Acireale, Gaetano Cundari, non esclude di dare vita ad eventi singoli organizzati nel rispetto delle regole sanitarie. In cantiere diverse idee ed iniziative capaci di esaltare le nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche in combinazione con la manifestazione carnascialesca. Questo è la parte finale di quella manifestazione che doveva essere la festa del mito, naturalmente una festa molto più complessa dedicata a Dante Alighieri, che è partita con la lettura dell'Inferno e che oggi vede le maschere isolate raffigurare 3 momenti della vita di Dante, no? Collegata naturalmente alla Divina Commedia. Caronte, Beatrice e lo stesso Dante sono le 3 immagini che rappresentano e che sono di auspicio per quello che è il Carnevale di Acireale. Noi speriamo che possa veramente avverarsi quello che tutti noi speriamo, cioè dire che dopo il 15 agosto sia possibile portare in piazza le grandi opere dei maestri artigiani di Acireale, raffiguranti le loro fantasie, le loro anime, le loro volontà, i loro disegni, la loro arte, e quindi mettere in piazza finalmente ed esporre questo benedetto Carnevale che è necessario e che è simbolo di speranza per tutta la nostra comunità. Ci spostiamo a Giarre, dove da lunedì via Pittella sarà chiusa per una settimana per dei lavori utili a installare i pali della pubblica amministrazione che erano stati divelti negli anni passati da alcuni crolli di abitazioni private. Materiali nuovi con cavi interrati, più sicuri e di ultima tecnologia, per un'opera che avrà il costo di circa 9.000 euro. Sentiamo Gwenda Garozzo. Le transenne da lunedì mattina inibiranno il transito qui su via Pittella. Siamo a Giarre, in questa traversina piccola, stretta ma di notevole importanza dal punto di vista viario, in quanto bretella di congiunzione tra via Callipoli e corso Matteotti. Lavori per la collocazione dei pali della luce. La strada da tempo risulta sprovvista della pubblica illuminazione a causa dei crolli da vecchie abitazioni private che hanno divelto i vecchi pali, poi rimossi e che non erano mai stati rimpiazzati. 3/4 di arteria viaria praticamente al buio. Non sarà più così grazie ai fondi comunali di circa 9.000 euro che in una settimana consentiranno di rendere più sicura via Pittella. Via Pittella per i giarresi è una strada fondamentale per il deflusso veicolare, soprattutto quando via Callipoli è particolarmente intasata. Via Pittella consente di ricongiungersi con corso Matteotti e da lì ovviamente prendere tutte le direzioni. Questa strada era rimasta al buio diversi mesi fa perché si susseguirono un paio di crolli di vecchie abitazioni private che trascinarono con sé anche i cavi, i pali, e quindi di fatto per buona parte del tratto era rimasta al buio. Non abitano tantissime persone, ma la strada è stretta e soprattutto la sera ovviamente pericolosa, e in ogni caso era necessario ripristinare questo servizio. Adesso con fondi comunali riusciamo a riavviare proprio una nuova illuminazione per la strada. Interreremo i cavi, questo è importante perché salvaguardiamo di più l'impianto, e verranno collocati nuovi pali e nuovi
nuovi corpi illuminanti. Il tutto nell'arco di una settimana dovremmo riuscire a completare i lavori. Credo che sia importante perché non solo completiamo quell'opera che noi abbiamo avviato in questi anni di risolvere tante piccole questioni, ma tutte messe insieme importanti, e fanno parte di un ragionamento più complessivo, che è quello da una parte di un'amministrazione che cerca di efficientare al massimo le poche risorse a disposizione, con la logica del buon padre di famiglia che cerca di utilizzare al meglio quelle poche somme disponibili e dando dei servizi essenziali alla cittadinanza, come stiamo facendo noi. Negli anni, voi sapete, abbiamo lavorato tantissimo anche mettendo impianti a LED, abbiamo lavorato tanto al punto che posso dirvi che in qualche modo avremo dei risparmi significativi. Abbiamo anche, uscendo dal mercato di salvaguardia, stimato che da questa prossima estate fino alla successiva porterà un risparmio nelle casse dell'ente di circa 400.000 euro. Altri interventi in un'area più estesa riguarderanno presto anche la zona nuova di Santa Maria la Strada su via Don Pino Puglisi, oggi quartiere residenziale, che vedrà con una spesa di circa 30.000 euro nuova illuminazione a LED. Poi vorremmo realizzare un intervento nella zona di via Don Pino Puglisi, è un'area residenziale, da parecchio tempo i titolari, i proprietari di queste villette ci hanno segnalato che è al buio, anche perché negli anni passati erano state rubati i cavi, altra brutta abitudine purtroppo con cui dobbiamo lottare, e ormai stiamo immaginando di poter intervenire nei prossimi mesi. In quel caso avremo circa 30.000 euro di costo, mentre via Pittella dovremmo, compreso IVA, scendere sotto i 10.000 euro. Rimanendo in ambito di interventi stradali, una notizia: chiusa al transito veicolare le rampe dell'asse dei servizi di Catania di entrata ed uscita a Librino e del cavalcavia sulla strada provinciale 55. A disporre la chiusura è stato l'ufficio tecnico della città metropolitana di Catania. Dal 10 maggio al 28 giugno 2021, a causa di lavori di manutenzione, non si potrà accedere al tratto di strada dalla rotonda del Faro Biscari al cavalcavia della tangenziale. Cambiamo decisamente argomento. Questa mattina il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania ha presentato la prima mondiale di un'opera dedicata alla memoria del giudice ragazzino Rosario Livatino, barbaramente ucciso dalla mafia e che sarà beatificato il prossimo 9 maggio. Sub tutela dei per il giudice Livatino. Si intitola così l'opera commissionata dal Teatro Massimo Bellini di Catania per rendere omaggio al magistrato in occasione della beatificazione del giudice ragazzino trucidato dalla mafia. Si tratta di un dramma lirico musicato dal compositore Matteo Musumeci sul libretto di Vincenzo Vitale. L'opera sarà eseguita il prossimo 9 maggio, cioè nello stesso giorno della beatificazione, alle ore 18 al Teatro Massimo Bellini, in forma oratoriale e in assenza di pubblico. Sarà però trasmessa in differita sui canali satellitari, in attesa che quando sarà possibile possa essere riproposta dal vivo. Teatro Massimo Bellini è orgoglioso di commissionare un'opera dedicata alla luminosa anima del giudice Rosario Livatino. Arte e legalità si coniugano sotto la grande egida della fede e si riscopre anche un'intensa coscienza sociale da insegnamento per tutti. In prima mondiale andrà domenica in forma di oratorio, ma aspettiamo la fine dell'emergenza epidemiologica affinché la drammaturgia possa trovare i suoi spazi e anche la scenografia e tutto il coro. È tutto, non ci sono ulteriori novità per questa edizione di Ora TG che si conclude qui, ma che come sempre potete rivedere al nostro indirizzo che trovate in sovraimpressione nella nostra pagina Facebook e nel nostro canale YouTube. Vi lascio adesso al meteo e alla programmazione della rete. Grazie a voi tutti per averci seguiti. Una buona serata. Appuntamento con il meteo, le previsioni del tempo in Sicilia di sabato 8 maggio, cielo ovunque sereno, venti assenti, mari calmi. Le temperature oscilleranno nell'isola da 8 gradi a Enna a 30 a Siracusa, a Catania e nell'Interland 16 gradi la minima, 28 la massima.